Buongiorno. Oggi in Italia e in molti paesi si celebra l'ascensione del Signore, cioè il suo ritorno al Padre. Nella liturgia, il Vangelo secondo Luca narra l'ultima apparizione del risorto ai discepoli. La vita terrena di Gesù culmina proprio con l'ascensione che professiamo anche nel Credo: è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Che cosa significa questo avvenimento? Come dobbiamo intenderlo? Per rispondere a questa domanda soffermiamoci su due azioni che Gesù compie prima di salire al cielo. Egli anzitutto annuncia il dono dello Spirito. Annuncia il dono dello Spirito. E poi benedice i discepoli. Annuncia il dono dello Spirito e benedice. Per prima cosa Gesù dice ai suoi amici: io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Sta parlando dello Spirito Santo, del Consolatore, di colui che le accompagnerà, le guiderà, li sosterrà nella missione, li difenderà nelle battaglie spirituali. Comprendiamo allora una cosa importante. Gesù non sta abbandonando i discepoli. Ascende al cielo ma non ci lascia soli, anzi, proprio salendo verso il Padre, assicura l'effusione dello Spirito Santo, del suo Spirito. In un'altra occasione aveva detto: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, cioè lo Spirito. Anche in questo si vede l'amore di Gesù per noi. La sua è una presenza che non vuole limitare la nostra libertà. Al contrario, fa spazio a noi, perché il vero amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia. Non è possessivo, è vicino ma non possessivo. Anzi, il vero amore ci rende protagonisti. E così Cristo rassicura: vado al Padre e voi sarete rivestiti di potenza dall'alto. Vi manderò il mio stesso Spirito e con la sua forza continuerete la mia opera nel mondo. Dunque, salendo al cielo, Gesù, anziché rimanere accanto ai pochi con il corpo, si va vicino a tutti con il suo Spirito. Lo Spirito Santo rende presente Gesù in noi, oltre le barriere del tempo e dello spazio, per farci testimoni nel mondo. Subito dopo, e la seconda azione, Cristo alza le mani e benedice gli apostoli. È un gesto sacerdotale. Dio, fai tempi di Aarone, aveva affidato ai sacerdoti il compito di benedire il popolo. Il Vangelo vuole dirci che Gesù è il grande sacerdote della nostra vita. Gesù sale al Padre per intercedere a nostro favore, per presentargli la nostra umanità. Così, davanti agli occhi del Padre, ci sono e ci saranno sempre con l'umanità di Gesù le nostre vite, le nostre speranze, le nostre ferite. Dunque, mentre compie il suo esodo verso il cielo, Cristo ci fa strada, va a prepararci un posto e fin d'ora intercede per noi perché possiamo essere sempre accompagnati e benedetti dal Padre. Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da Gesù per essere testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo davvero e anche se siamo capaci di amare gli altri lasciandoli liberi e facendo loro spazio. E poi sappiamo farci intercessori per gli altri, cioè sappiamo pregare per loro e benedire le loro vite, oppure ci serviamo degli altri per i nostri interessi. Impariamo questo: la preghiera di intercessione, intercedere per le speranze, per le sofferenze del mondo, intercedere per la pace. E benediciamo con lo sguardo e con le parole che incontriamo ogni giorno. Ora preghiamo la Madonna
la benedetta fra le donne che, ricolma di Spirito Santo, prega e intercede sempre per noi. Regina Cieli Letare, alleluia. Qui a quem me visti portare, alleluia. Resurrexi sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet Letare, Virgo Maria, alleluia. Qui a surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione, in fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ieri a Modena è stato beatificato Don Luigi Lenzini, martire della fede, ucciso nel 1945 perché colpevole di additare i valori cristiani come strada maestra della vita, in un clima di odio e di conflitto in quel tempo. Questo sacerdote, pastore secondo il cuore di Cristo, messaggero della verità e della giustizia, ci aiuti dal cielo a testimoniare il Vangelo con carità e franchezza. Un applauso al nuovo Beato. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema ascoltare con l'orecchio del cuore. Saper ascoltare, oltre che il primo gesto di carità, è anche il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Saper ascoltare, lasciare che gli altri dicano tutto, non tagliare a metà. Saper ascoltare con gli orecchi e col cuore. Auguro a tutti di crescere in questa capacità di ascoltare con il cuore. Oggi in Italia ricorre la Giornata Nazionale del Sollievo. Ricordiamoci che il malato è sempre più importante della sua malattia. Il malato è sempre più importante della malattia. E che anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza. Dopodomani, ultimo giorno del mese di maggio, festa liturgica della Visitazione di Maria Santissima, alle ore 18 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, pregheremo il Rosario per la pace in collegamento con numerosi santuari di tanti paesi. Invito i fedeli, le famiglie, le comunità ad unirsi a questa invocazione per ottenere da Dio, con l'intercessione della Regina della Pace, il dono che il mondo attende. Saluto tutti voi, romani, pellegrini. In particolare saluto i fedeli venuti dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Australia. Saluto la parrocchia San Roberto Bellarmino, che conclude l'anno giubilare per i 400 anni della morte di San Roberto Bellarmino. Saluto i polacchi con una benedizione, sempre tanti polacchi, con una benedizione per quanti partecipano
in patria al grande pellegrinaggio al santuario mariano di Epiekaris Laskii. Saluto gli alunni della scuola San Vincenzo di Olbia e i ragazzi della Cresima di Luras. Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Lazaro Yu Heung-sik, prefetto della Congregazione per il clero. Monsignor Fernando Verges Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Monsignor Jean-Marc Abelin, arcivescovo metropolita di Marseille, Francia. Monsignor Peter Opkaleke, vescovo di Kugolobia, Nigeria. Monsignor Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo metropolita di Manaus. Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, arcivescovo di Goa e Dalmau, India. Monsignor Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego, Stati Uniti d'America. Monsignor Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Dili, Timor Orientale. Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como. Monsignor Antoni Pola, arcivescovo di Hyderabad, India. Monsignor Paolo Cesar Costa, arcivescovo metropolita dell'Archidiocesi di Brasilia, Brasile. Monsignor Richard Kuya Babor, vescovo di Wa, Ghana. Monsignor William Wong Seng Chi, arcivescovo di Singapore. Monsignor Adalberto Martínez Flores, arcivescovo metropolita di Asunción, Paraguay. Monsignor Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, Mongolia. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio a Monsignor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena, Colombia. Monsignor Lucas Van Looy, arcivescovo emerito di Ghent, Belgio. Monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, Italia. Padre Gianfranco Ghirlanda, professore di teologia. E Monsignor Fortunato Fresa, canonico di San Pietro. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. Vi auguro una buona domenica e vi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.